Il sentiment dell'imprenditore italiano è coordinato con quello, diciamo, di cui vi stavo parlando ora a livello globale, tutti positivamente intenzionati allo sviluppo, a nuove alleanze tramite operazioni di acquisizione o di fusione, ma anche sempre preoccupati da quello che è il background di incertezza politica, l'elevato costo fiscale, l'elevata costo della materia prima. Sicuramente un tema rilevante per l'Italia è l'attenzione degli imprenditori allo sviluppare i mercati esteri, all'internazionalizzazione. Le aziende italiane sono molto più interessate a internazionalizzare che il resto del mondo e rispetto al resto del mondo l'attenzione alla corporate social responsibility, non solo intesa come contributo al territorio, all'ecosistema territoriale, ma anche come elemento di miglioramento del welfare aziendale, sono elementi ritenuti primari. Direi che l'innovazione e l'internazionalizzazione sono due aspetti trainanti che abbiamo trovato in quasi tutte queste società. Al tempo stesso la capacità di essere eccellenti, quindi di avere delle caratteristiche differenti e di gestire quelli che sono i parametri, la strategia, la gestione delle persone, attraendo, valutando, mantenendo le proprie persone, l'aspetto legato alla produttività, l'efficienza, l'innovazione, la misurazione dei risultati, la governance, l'internazionalizzazione e anche la social responsibility che abbiamo inserito nel piano, nel premio italiano e che è una differenza rispetto agli altri paesi, diversi rispetto alle altre aziende. Eccellenti, migliori, sicuramente superiori. L'anno prossimo ci aspettiamo di avere ulteriori nuove aziende perché è interessante il tessuto italiano per la quantità di aziende nuove, innovative che riesce a creare, a generare e al tempo stesso però di aziende che hanno tradizione, alcune di queste quasi centenaria, che sono riuscite a mantenere il corso del tempo e lo si riesce solo se c'è una continua analisi della comprensione di come si muove il sistema, di come si muove l'azienda, avendo le persone, la struttura, l'organizzazione giusta, senza fermarsi mai.